Siamo con Flavio Romani, presidente nazionale di Arcigae, che ha appena preso la parola qui a Verona per dire: voglio vedere due uomini e due donne che si sposano davanti al sindaco Tosi, così come davanti agli altri sindaci. Insomma, Verona l'avete scelta un po' anche come una città simbolo in qualche maniera della sfida, perché? Beh, Verona è sempre stata per noi un po' un buco nero per la presenza di molte forze cattoliche integraliste, di una certa destra molto fanatica che ci ha sempre avversato. Ma noi sappiamo che questa città è una città civile, sappiamo che molti veronesi, tantissimi, la maggioranza dei veronesi sta con noi e sta con noi nelle nostre rivendicazioni. Noi quello che vogliamo è l'uguaglianza, molto semplicemente, essere, avere uguali diritti a tutti gli altri, a partire dal matrimonio, il matrimonio civile che deve essere aperto anche alle coppie dello stesso sesso. Quello che fa un paese civile è, lo vediamo in questi giorni, l'abbiamo visto in Irlanda 2 settimane fa, l'abbiamo visto in 10-12 altri paesi d'Europa a noi molto molto simili. In quei paesi le coppie di uomini, le coppie di donne che si vogliono sposare vanno davanti ai sindaci molto semplicemente, fanno la loro promessa d'amore e non succede niente, non succede nient'altro tranne che queste coppie sono più felici. In altri paesi però ci sono situazioni di omofobia anche istituzionale ancora molto più grave, insomma ci sono diciamo condanne a morte, condanne anche lunghe pene detentive, poi c'è magari la Russia che negli ultimi anni insomma ha semmai fatto delle leggi più repressive rispetto al passato. Ci sono molti paesi in cui l'omosessualità è condannata, è un reato penale, le persone vengono incarcerate, le persone vengono torturate e vengono anche uccise. Lo sappiamo ogni giorno, decine e decine di ragazzi gay e ragazze lesbiche vengono decapitate, vengono impiccate, soprattutto in una certa fascia di paesi. È un'omofobia di Stato proprio regolata da leggi precise, ma in realtà c'è un'omofobia strisciante anche nel nostro paese. Il nostro paese non è reato essere omosessuali, però qualcuno vorrebbe che lo fosse. C'è un'omofobia istituzionale che sentiamo ogni giorno uscire dalle bocche dei nostri rappresentanti, dai nostri consiglieri comunali, dagli assessori, da certi sindaci e da molti parlamentari, un disprezzo, un odio, sono parole d'odio e parole di violenza rispetto alle persone gay, lesbiche e trans che sono indegne per chi ci rappresenta, per la politica. Queste persone sono indegne di essere lì, non possono essere lì, rappresentarci e dire queste parole. La legge che verrà approvata in Italia. Tenete ancora sì i cuori, resistete, tenete ancora sì i cuori, il cuore dal lato nostro.
lo stesso amore, gli stessi diritti. E mettete anche sui cuori, sentiamo